Vediamoci invece delle bellissime interviste. Cominciamo con un telefilm americano. Forza ragazzi, sbrighiamoci. Tra i più brutti, ma sentite cosa succede adesso. 2 da 20 e 1 da 10 va bene. Come dice il proverbio, non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. Ecco, non ho detto bene, perché è come dice il trap. Ciao. Però sì, vabbè, insomma. Non rispetto il copione. È una partita che lei sente particolarmente, la considera una come tutte le altre. Ma se dicessi che non la sentirei, che non la sentirei, direbbero sì. Che bleffo. Che bleffo. No. Grande Osvaldo, ti vogliamo bene. Grande cappellino soprattutto. Siamo qui nello spogliatoio o quasi in un ufficio dello stadio. Spogliatoio, di Napoli, ufficio, la stessa cosa. A ringraziare il presidente Corrado Ferlaino, che è qui con noi, che ha voluto gioirci della sua presenza. Gioirci della sua presenza. Un riassunto, un riepilogo. Grande. Detari per Zarate. Perché? Perché avevo voglia di fare questo cambio. Mi sembra la risposta migliore. Che domande sono? Guardate la faccia. Ma ci è rimasta male. Torniamo a Genova per Sampdoria Ancona, Giuseppe Brindisi. Ti ho parlato di te come salvatore di questa Samp e come giocatore che magari occorrebbe ad Eriksson per cercare di concretizzare maggiormente il gioco in avanti. Come mai avete soffritto così tanto? Avete soffritto, è riuscito a dire. Ha inghiottito lo Zingarelli, Brindisi. Sì, al contrario. Era una squadra debole, però. Per la partita di ritorno si giocherà in casa. Mauro, sì. Scusami, tu ti ricordi quanto costava, quanto era il prezzo del primo anello? Di San Siro. Quello in alto? No, del più basso. Il primo, quello basso. Circa. Del terzo di quello più basso. Il primo. Il vicino al campo. Partendo dal terreno. Vicino al campo. Il primo anello si chiama. Beh, circa, non mettiamo sarà stato, cosa può essere stato. Boh. Ma beh, così. Anche 80.000 lire. Ma anche chi se ne frega. Ai prezzi dei biglietti. E sì, di cosa se ne frega? Cosa la costruzione? Si è visto che forse era l'ultimo nel panico. Era solo un'osservazione che volevo fare. Cioè, mettiamo che sia 80-100. Bisogna tenere presente che la prossima volta vanno. Io vi saluto. Ciao, vi saluto. Fai in istituto. Salto in crisi. La rubrica di Gabriele Laporta dedicata ai libri di sport ci fa oggi volare con un personaggio mitico. Vediamolo. Che presentazione. E chi sarà mai? Cavoli. Però fatecelo vedere. Allora siamo per terra. Ecco. Direi con lo sbaragnaus per terra. Speriamo di volare tra breve. Speriamo anche noi, se no vediamoci un vecchio Mosca con dei nuovi sviluppi notevoli. Vediamocelo. Ascoltami, io ti sto toccando. Io riconto da 1 fino a 3. Avrai la forza di non parlare con me. Non è mai bello essere toccati da Casella. Dicendo la verità, cos'è successo con Silvio Berlusconi? Niente. Vorrei venire vicino. La verità viene però a galla. Ma ti sei addormentato sul serio quella volta con Casella? Che cosa hai fatto? Che cosa hai combinato? Non vorrei che non mi sentisse Casella. No, non ti sente Casella. Ti dico la verità, onestamente, non dormivo. Ma sono convinto. Mi ero messo qua e stavo così. Ma lui ti toccava. Ti toccava. Ti toccava. Io stavo così, allora lui mi ha detto, mi raccomando, parla come se fossi rincoglionito. Facile. Perché se ti intendeva come per dire non ti deve essere difficile. Non era l'unico. A sottintenderlo e vediamo come finì quella volta. Sì. Solo mezzo rincoglionito. Con lui appunto l'istruzione era quella di dirlo e lui l'aveva detto.